sei credente, credi in Dio, Peter? No, assolutamente no. Figurati. Mio fratello è stato prete, anche la mia sorella. Per me la mia religione è l'arte. È molto chiaro. Stein, in qualche modo il teatro per caso è venuto o per destino? In queste sono grandi parole. Sicuramente era previsto per me un futuro dell'ingegnere. Io non avevo e non ho qualsiasi talento artistico. Ho scritto poesie, storie, tentato di fare disegni, ho cominciato di suonare violino, ho tentato, ma un risultato devastante. E così allora ho deciso di occuparmi dell'arte come osservatore, occupato scientificamente. Così sono andato all'università studiando letteratura tedesca e storia dell'arte. Nel fare una regia, tu pensi al pubblico? No. Io penso all'autore. Il problema è che voi avete di fronte di voi non un regista. Come si pensa in Italia che sono creatori. I veri creatori sono gli autori. Noi siamo ricreatori. Nient'altro. Mi è mai sentito con una visione. No. Come io ho ricostruito San Pancrazio, al massimo la sua originalità, così io tento di ricostruire la prima mondiale di ogni testo. In un certo senso, chiaramente con i mezzi di oggi. Fino a subito, vedono le sorate. Peter, ma che rapporto hai con gli attori? Io sono un regista degli attori. Io li amo pazzamente. Così. Se tu mi vedi lavorare con attori, tu capisci immediatamente che io osservo gli attori, eccetera, eccetera, e loro sono la mia matita per scrivere. L'immagine che io avevo del lavoro teatrale è che sono tre elementi: l'autore del testo, l'attore e io. Tre. Questa è la mia idea, che la prima discussione, chiaramente, su un testo è con gli attori, perché portano con il loro fisico il testo sul palcoscenico, così sono totalmente dipendente degli attori. Hai avuto dei maestri a cui ti sei ispirato quando magari eri più giovane, oppure dei punti di riferimento? Ma sì, una delle cose della perdita della memoria e dell'interesse per il teatro come era una volta, ha come conseguenza che nessuno più riconosce i maestri. Ma il problema è che senza maestri come vuoi imparare? Così chiaramente io sono interessato per la nascita della regia, che cominciava abbastanza tardi, cominciava in Germania nell'Ottocento, metà fine Ottocento, di capire queste cose qua, non come storia del teatro, ma come capire i mezzi che sono stati utilizzati. E così chiaramente io avevo un contatto che mi ha molto molto impressionato e per me era anche molto importante, un attore degli anni 20-30, il primo attore scandalo. Era Fritz Kortner, si chiama.